innanzitutto credo che sia stata una bella cosa, perché in questa pallavolo, se negli ultimi anni togliessimo questa rivalità, ci rimane poco, no? di frizzante. Per l'altro, insomma, che è solo una conferma di quello che io di quella che è la mia visione dello sport, quella che mi porta a pensare che lo sport sia un giocare con l'avversario e non contro, perché contro chi si vuole bene non si va in guerra, non lo sport è tutt'altra cosa, anche se a volte nello sport si mutuano dei termini derivanti dalle zone belliche, però insomma è tutt'altra cosa, e veramente per me anche nelle incerte gestioni del gioco, insomma, anche con i miei ragazzi modenesi spesso ne abbiamo parlato, è veramente una convinzione forte quella al di là della volontà di vittoria, ma di giocare con l'avversario. La squadra di Trento quanto l'ha valutata? I giocatori, la rosa la conosce abbastanza bene, ci saranno pochi cambi quest'anno? Sì, la conosco abbastanza bene, perché insomma questi due anni se ne siamo date, un po' di qua, un po' di là, sono giocatori bravi, altrimenti non sarebbero quasi tutti nelle nazionali dei loro paesi. È ovvio che abbiamo a che fare con un campionato che negli ultimi anni sta crescendo di livello, quello non deve mettere ansia, ma ci deve consolidare in certe scelte e soprattutto nella condivisione di queste scelte, poi dopo gettarci durante l'anno e essere condivisi anche con quello che il campionato ci darà, gioie e dolori. Quando ha maturato la decisione di venire a Trento, aveva alternative? No, io appena avevo comunicato che non avrei proseguito la mia attività con Modena, insomma, non mi aspettavo che ci sarebbe stata possibilità in Italia, perché oramai i giochi erano abbastanza fatti, e per un anno avevo deciso, insomma, di non guardare le possibilità estere, perché insomma la scelta di abbandonare Modena per la mia famiglia modenese è stata condivisa ma non gradita, e quindi non volevo fare gravare un altro capriccio nella mia famiglia. Quindi ero intento a programmare l'estate, un'estate che doveva essere lunga, invece adesso lo sarà meno, e soprattutto l'inverno per fare dei viaggi di lavoro. Poi dopo il campionato, insomma, qualcosa a Trento è successo, e insomma abbastanza recentemente, insomma, so io quello che sapete voi, insomma, per quel che riguarda il collega che mi ha preceduto. Dopodiché la società ha voluto contattare me, io sono stato ovviamente contento, perché oltre a poter soddisfare la mia voglia di volley, lo posso fare in un ambiente ricco dal punto di vista pallavolistico. Quando arriverà, tecnicamente come imposterà il suo lavoro? Insomma, è ovvio che prima di tutto bisogna conoscere bene i giocatori, però delle idee ognuno ce l'ha. A me piace avere delle squadre aggressive, nell'aggressività ci sta a volte anche qualche errore in più, ma sono convinto anche che l'errore faccia parte dell'apprendimento, sia un momento molto importante, e quindi per imparare, proprio, non che questi ragazzi non lo siano, però insomma per camminare insieme, essere aggressivi anche al cospetto di formazione molto forte, magari insomma ci vorrà anche un po' da parte mia di trovare le chiavi per convincerli ad andare a rischiare, ad andare a tirare, perché anche quella può essere una strada per andare a vincere. Nessuno ha già vinto naturalmente il 5 luglio, ma Perugia, Civitanova, Modena, Trento e Verona, in che ordine le mettiamo? Si può già fare? A Fano gli artigiani dicono tre misure un tie, cioè tre misure un taglio, perché se si taglia troppo presto dopo il vestito o il manufatto diventa inadatto alle proprie esigenze, no? Quindi prima veramente ancora non sappiamo nemmeno come saranno completate tutte le squadre, veramente prima dovremo vedere il completamento del roster, e poi prima di tutto devo fare delle domande ai miei nuovi giocatori, insomma, perché al di là di quello che vuole la società e l'allenatore, conta quello che vorranno i giocatori, e io mi dovrò adattare e cercare di trovare la strada giusta dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale per poter raggiungere quello che loro
e vorranno tenere. Le cinque sorelle sono comunque quelle, insomma non avremo un Leicester della pallavolo italiana. Ma in Italia ci sono delle squadre che stanno facendo bene, e credo che Piacenza sia una di queste, ma anche Monza, insomma è due anni che la pallavolo, il livello sta crescendo, ci sono degli investimenti più importanti e questo insomma dà valore al nostro lavoro e soprattutto dà orgoglio gratitudine per poter esserci nei campi assieme ai miei colleghi, assieme agli altri ragazzi che per giocare a pallavolo. Verrà a Trento materialmente a cominciare a vedere i ragazzi che non sono in nazionale ovviamente? Beh, noi adesso qui starò 2 o 3 giorni, poi dopo l'inizio dell'attività dovrebbe essere la prima settimana di luglio e di agosto. Adesso dobbiamo parlare bene con il preparatore fisico perché insomma le cose devono essere giustamente condivise e quindi insomma proprio questo fa capire insomma che tutto quello che è avvenuto in maniera abbastanza rapida e quindi ancora qualche giorno per assestarci, per programmare, me lo devo prendere. Grazie.